ragazzi, oggi grande giornata dopo l'anteprima di ieri che abbiamo montato incessantemente sotto la pioggia. Oggi il tempo è dalla nostra parte, quindi benedette le nozze di Dino e Rossella, che hanno rimandato per 3 anni consecutivi causa Covid. Un momento, una giornata attesissima, tutta basata sui colori del bianco, del verde, della sicurezza, della purezza, della luce. Quindi in questo bellissimo scenario di Masseria Roseto, circondati da tanta vegetazione, noi oggi realizzeremo un evento da sogno. Apritelo un poco questo, apritelo un po', è troppo chiuso. Sono molto belli. Stringi qua, altrimenti non parlano. Ok, qua. Dico, la schiuma della nebbiolina, le peonie, le ortensie saranno i fiori caratteristici di questo evento, di questa grande giornata. Tavoli imperiali e tante, tante candele. La luminaria qua così. Ok, così copre anche un po' il gazebo che sarà illuminata qui e si vedranno da dietro a fianco gli sposi e poi abbiamo la casa illuminata. Sì. Vi preannuncio che anche la chiesa sarà molto maestosa. Santa Maria degli Angeli al centro di Pietralcina è come fosse un piccolo borghetto delizioso, tutto in queste pietre chiare, e diciamo che il sacerdote ci ha permesso di enfatizzare la parte floreale, quindi ci saranno alti portali di 6 metri di nebbiolina, ortensie, rose e peonie, e la scala sarà come un manto di schiuma di nebbiolina, e ci saranno paggetti, ci saranno damigelle, e la sposa, don anticipazione, avrà un candido abito tutto in pizzo rebrodé. Siamo anche circondati ovviamente da queste luminarie che ricorderanno un po' l'abito della sposa. Ovviamente tutto questo è stato progettato per armonizzare l'intero evento. Noi come sempre daremo il massimo, perché noi siamo uno per tutti, tutti per uno! Siamo qui a Pietralcina, quasi vicino a casa di Padre Pio. Questa è la chiesa di Santa Maria degli Angeli ed è al centro di questo piccolo borgo. Qui avverranno le nozze di Dino e Rossella. Tutto meraviglioso, stupendo, troppo bello, una finezza unica. Grazie. È rara. Mamma mia, non mi avete fatto mai parlare, bellissimo, bellissimo. Subito sparare. Le cose che ci piacciono. Belle. Va bene, mi fa piacere. No, la verità. Noi facciamo i progetti, ma sono le loro mani d'oro che praticamente realizzano. E i fiori ovviamente. La scelta, la prima scelta si vede tutta. Quando ci sta, ci sta. Basta. Basta. Basta.
percorrerà questa navata candida, bella, romantica, circondata da tanti fiori, da rose, ortensie, gipsofila, e poi all'ingresso questo trionfo floreale con code di pavone. Questo fiorellino, io dico che oggi tu sei uno sposo, un futuro sposo. Sì. Quindi stiamo aspettando la tua sposa? Sì. Sì. Io sono sempre curiosa quando incontro gli sposi. Sì. Perché vorrei sapere tu come ti immagini Rossella che arriva all'altare. Allora, tu devi sapere che io stanotte gli ho dato una lettera dove gli ho scritto, diciamo, un po' di cosine. E in questa lettera c'è scritto anche io come la immagino. Allora io ti faccio le tre domande canoniche. Okay. E poi tu ci dici tutti i dettagli. Vabbè. Allora, tu immagini che Rossella arriva con un abito di seta o con un abito di pizzo? Di pizzo. Di pizzo, ha detto di pizzo, eh? Arriverà con... manica lunga? Manica lunga e il velo a mantiglia o il volto coperto? No, a mantiglia. A mantiglia, ragazzi, è sicurissimo. Mamma mia, uno sposo più sicuro di così non si può. Vedremo se effettivamente la sposa... Ma c'è un premio per questa cosa? Guarda, lo vedrà la sposa dopo, ah. Quindi prenderai punti. Va appena bene. Diventi marito e moglie. Va bene. Però io vogliamo dire una cosa. Sì. Tu mi hai meravigliato perché... mi hai chiesto di fare una sorpresa a Rossella, sì. Giusto? E abbiamo iniziato a fare questa sorpresa una settimana prima. Vogliamo dire ai nostri amici che idea hai avuto? Abbiamo fatto arrivare come countdown una settimana prima, dal lunedì fino a ieri. A ieri, che era venerdì. Dei fiori bianchi diversi con delle frasi d'amore di film. Da film, immaginate un po' questo ragazzo quanto è romantico e tutti gli sposi dovrebbero prendere esempio. Ciao! Le damigelle aprono il passo alla sposa, quindi voi mantenete il passo a suon di musica e arriverete all'altare e poi... a fontana ve ne uscite. Sei meravigliosa, metti, ci sei? Io te lo sto tenendo tutto. Sì. Ragazzi, il bouquet alla sposa? Rossella, ma no, quanto sei bella. Ed ecco l'ingresso qui a Masseria Cotroneo, Masseria Roseto a Benevento. E qui accoglieremo gli ospiti sotto questo gazebo floreale meraviglioso. Alle mie spalle una caratteristica di Masseria Roseto, il vecchio fienile che è stato completamente ristrutturato e
accoglie in caso di piano B o per matrimoni invernali un ricevimento importante. È talmente che è bella questa ristrutturazione che ha fatto parte delle partecipazioni di Rossella e Dino. È stata dipinta ad acquerello questa magnificenza. Il dress code di questo evento erano i colori dell'estate ed io sono sicuramente in un colore brillante, però mi sono affidata per scegliere gli accessori giusti a Gioia e Gioielli e penso che ha scelto le cose più adatte per me e per questo evento in masseria Rosito. E siamo arrivati al photobooth, una cascata di gipsofila e di candide ortensie bianche. Non è una meraviglia? Gli ospiti e gli sposi sono in aperitivo ed io sono venuta qui in sala per un controllo generale. Il mio team è perfetto, ha curato i dettagli come da progetto. Vedete alle mie spalle che bello? Queste luminarie sono state progettate seguendo il disegno dell'abito da sposa, un pizzo rebrodé chicchissimo. E poi, per rispettare questa tradizione in questa masseria, perché Masseria Roseto è meravigliosa, è una masseria campana con le tradizioni, diciamo, del sud. E come segna posto, guardate, sarà bellissimo. Il segnaposto, oltre ad essere un indicatore, è anche un momento in cui gli sposi ringraziano per la partecipazione a questo momento speciale della loro vita. E più tardi vedrete luccicare anche questo tavolo, tutti i tavoli, perché accenderemo le 1000 candele. Ora vi porto nella sala prima che viene vista dagli ospiti, perché è giusto che voi la vediate nella sua bellezza, perché poi dopo voi entrerete per ultimi. Arriviamo davanti al vostro tavolo e dato che voi avete visto tutte le simulazioni, mi dite cosa ne pensate. Io non ho parole. Iniziare io? Sinceramente non ho parole. Posso iniziare io? Dimmi. Le
le simulazioni non sono bastate. Le simulazioni? Hai superato ogni aspettativa. Sicuramente, però io sto un po' così. E questa è la verità di sempre, ragazzi, perché vedete che gli sposi dicono sempre la stessa cosa. Per quando noi possiamo fare dei render molto veritieri, la realtà è un'altra. È un'altra, quindi la fiducia si dà al professionista. E loro, devo essere sinceri, questi due ragazzi me ne hanno data proprio tanta, proprio grazie, tanta. Fira. Andiamo al tuo tavolo, allora guardiamo qui perché ora facciamo il giro. Allora, tamburello con le vostre iniziali, con giugno 2022. Menù. Tovaglioli di lino, come avete visto, il segnaposto al numero. Vi ringraziamo per la vostra presenza, abbiamo scritto. Ora li lasciamo ai loro fotografi, così potranno immortalarli in questa magnificenza. E sono passate l'una di notte, è il tempo di fare il taglio della torta e di fuochi d'artificio!